Allora, ritorniamo ancora qui in diretta dal Romix di Roma, perché riprendiamo anche un po' le nostre interviste. 15:44, siete in compagnia di Sissi, che si sta portando avanti questa diretta insieme a tanti, ai tanti protagonisti per quanto riguarda il Romix di queste giornate. Cominciamo col presentare chi è venuto qui a trovarci adesso, Andrea Angiolino, benvenuto. Grazie. Grazie mille. Allora Andrea, tu ti occupi di giochi, videogiochi, giusto? In realtà di giochi a tutto tondo. A me piace evitare i confini fra un gioco e l'altro, quindi mi occupo molto di giochi da tavolo. Mi sono occupato di giochi di ruolo, di libri gioco, giochi radiofonici, televisivi, cercando di non avere degli steccati. Ho anche fatto dei videogiochi, magari più che videogiochi per il mercato, giochi promozionali per la Polizia di Stato, giochi per la formazione per ditte farmaceutiche e altre cose di questo tipo. Allora, cosa ci interessa? Perché se hai lavorato per quanto riguarda Polizia di Stato, sono giochi, qualcosa che serve a spiegare qualcosa agli altri, giusto? Esattamente, i giochi sono un modo molto molto potente per comunicare e per fare un mestiere, fra l'altro inventando giochi in Italia. Io ho iniziato ormai negli anni 80, quando le case editrici erano abbastanza chiuse, avevano i loro creativi interni, e allora per diventare un mestiere spesso si lavorava su commissione. L'Asso Plastica voleva far sapere che la plastica era riciclabile ai ragazzini, e io creavo un gioco da tavolo con delle pedine di oggetti che si potevano, se doppioni, frantumare per poi ricreare oggetti nuovi. Quando è arrivato l'euro, insieme a Ennio Perez ho fatto un gioco per Adusbef e Kodakons che insegnava ai bambini la conversione dell'euro e il livello dei prezzi, perché il livello dei prezzi gli restasse in testa e quindi poi, in caso di aumenti ingiustificati, loro sapessero regolarsi. E questa è stata una componente del mio mestiere, magari fatti con materiali esigui per darli a tutti i ragazzini delle scuole delle medie nel Lazio. L'altra cosa che mi piace è fare invece giochi per il mercato. Quello forse più noto è Wings of Glory, che poi giocheremo qui allo stand Mjolnir Games alle 18, che è un gioco di combattimenti aerei. C'è anche Sails of Glory, che è un gioco di battaglie navali napoleoniche, giochi con le miniature. E quelli invece sono i giochi che ho fatto perché mi piaceva fare e che ho messo poi nelle mani di editori che hanno pubblicato e portato in giro per il mondo. Ma anche lì, poi, se qualcuno, dopo aver giocato, vuole chiedersi perché quel triplano rosso del barone è più lento dello spado di baracca, perché si inceppano le mitragliatrici, perché succedono queste cose nel gioco come succedevano nella realtà, e allora ci si accorge di aver imparato delle cose. Se si va a approfondire si può capire molto sul periodo storico in cui il gioco è ambientato. Allora, io ti vedo molto preparato su tantissime cose, sei un esperto. Da che cosa nasce questa tua passione per il gioco, che come tu hai detto prima svaria un po' da tutte le parti, cioè non hai un settore fisso, vai su tutta questa ampia, come dire, fase dei giochi? Da bambino come eri? Che cosa è successo? Sì, ero un bambino nato negli anni 60, arrivavano dei giochi da tavolo regalati ai compleanni o a Natale, che mi divertivo a giocare, a spiegare magari ai cugini, alla sorella, agli amici, e però mi divertivo anche a volte a personalizzare con quelle che oggi si chiamano le house rules, le regole opzionali. C'erano dei bellissimi soldatini dell'Atlantic e dell'Airfix con cui inventavamo dei giochi di guerra sul pavimento. E da questa passione poi sono diventato giocatore di giochi anche più adulti, e con l'occasione di Per Gioco, una meravigliosa rivista in edicola degli anni 80, mi è stato chiesto di curare una rubrica che poi mi ha fatto diventare giornalista, la mia tessera viene da lì, e quindi sono rimasto a occuparmi di giochi, sia per giocarli, sia poi per inventarli in prima persona, mi sono messo a pubblicarne, e sia poi per scriverne. Adesso nelle edicole c'è il bimestrale Io Gioco, dove mi capita di collaborare e che cerca di rinverdire i fasti di Per Gioco, parlando di giochi da tavolo in una rivista in edicola, che non è una cosa da poco per questo settore.
Mi capita di parlare delle storie dei giochi a Wikiradio, una trasmissione su Radio 3, se volete ascoltarla. Ci sono la storia del Monopoli, del Risico, del Trivial, il prossimo saranno i giochi che facevano i surrealisti. E se guardate sul sito di Wikiradio, varie puntate di gioco sulla storia dei giochi sono lì alla pari, magari con puntate dedicate alla storia di Gandhi o di grandi eventi o dello sbarco in Normandia. Mi fa piacere che il gioco possa essere considerato parte della nostra storia e parte della nostra cultura. Sì, perché molto, molto spesso, come dicevamo anche prima, attraverso il gioco si possono spiegare alcune cose che sono importanti e forse restano anche più impresse, soprattutto nella mente dei più piccoli e dei giovani, proprio attraverso il gioco. E io so che tu stai girando un po' per varie cose. Una domanda che ti vorrei fare è questa: hai tanti anni di esperienza, c'è qualcosa che ti è rimasta impressa di qualcuno che ti ha parlato di un tuo gioco, che ti ha fatto piacere, ti ha lasciato un attimo attento, pensieroso, oppure ti ha proprio gratificato al massimo? A me fa piacere sempre scoprire che quelle cose che invento nella mia stanzetta poi prendono la loro strada e in qualche modo vengono apprezzate, e scoprire che la gente le gioca e ci mette del suo. Ultimamente ho partecipato prima a Praga a un raduno dei giocatori di Wings of Glory e Sails of Glory, e adesso torno da Doncaster, dove invece in Inghilterra si sono riuniti in un museo aeronautico per giocare il mio gioco. E la cosa bella è che non era più solo il mio gioco, ma era anche quello di queste decine di persone che si riunivano e magari avevano creato lo scenario di Abukir, ricostruendo perfettamente la costa con i modellini minuscoli delle moschee, delle palme, secondo le vere mappe originali del paese dell'epoca. E nel momento in cui l'ammiraglia francese prendeva fuoco, magari la sostituivano con una nave con del cotone dipinto di nero, un LED rosso che baluginava. Avevano creato uno scenario meraviglioso, dei materiali meravigliosi, hanno brindato con un bicchiere di porto all'inizio alla regina e alla flotta, ma al giocatore che teneva i francesi hanno portato una bottiglietta di cognac, perché sennò non sarebbe stato in ambientazione. Vedere come ci mettevano del loro nel gioco, che non era più il mio stupido giochino che poteva restare a far polvere in uno scaffale, ma era un gioco anche loro, quello mi ha veramente colpito e fatto enorme piacere. Allora, anche viaggi tantissimo a questo punto, perché vai anche a giocare un po' in giro. Chi sono i giocatori più accaniti, cioè quelli a cui passano più tempo a giocare? Difficile dirlo, varia molto di gioco in gioco, perché a me sembra che il mondo del gioco sia un po' come quello della cucina. C'è il fast food, c'è il ristorante raffinato, c'è il piatto che uno prepara per gli amici e quello che prepara per le grandi occasioni, e quindi a seconda dei diversi commensali ci sono giochi diversi, magari da fare in fretta, veloci, tante volte, spesso, o magari invece che impegnano ore e ore, magari ripetutamente per varie giornate. Io in quell'occasione ho trovato tanti giocatori magari ultra cinquantenni, sessantenni, che hanno ritrovato il tempo e il piacere di giocare, però anche diversi ragazzi che si accostano forse per la prima volta a giochi un po' più impegnativi di quelli che si trovano al supermercato. Questo mi sembra molto bello e insomma sono per la varietà e mi fa piacere che ognuno riesca a trovare il suo gioco. Allora, a te questa domanda penso che sia proprio adeguata, perché tu hai detto sono 20 anni che ti occupi comunque di gioco. Quanto il gioco è cambiato da 20 anni a questa parte? Il gioco è cambiato molto perché tante mode sono arrivate e hanno lasciato il segno. Appunto, quando io ho iniziato a giocare i giochi di ruolo nei primi anni 80 erano una cosa catacombale, segreta e carbonara, poi sono diventati di grande successo, ora magari sono una cosa più di nicchia. I giochi da tavolo hanno avuto delle evoluzioni notevoli nei materiali, nelle forme. Sono arrivati i giochi di carte collezionabili che magari hanno aiutato a cancellare i giochi di ruolo, ma hanno riportato in auge dei giochi più complessi. Sono arrivati i videogame con la profezia che avrebbero azzerato il gioco da tavolo, cosa che non è avvenuta perché oggi il gioco da tavolo è di nuovo in espansione, però magari hanno indotto, per esempio, mi hanno indotto a fare dei giochi da tavolo molto più semplici senza rinunciare alla complessità e al realismo.
Wings of Glory, che proveremo qui alle 18 al Mjolnir, è proprio l'esempio di questa cosa qui, un gioco in cui sono i materiali a tenere la complessità, magari le differenze fra i diversi modelli di aerei storiche sono ottenute all'interno di un mazzo di carte, e non bisogna più studiare tante regole e tabelle come negli anni 70. E le cose si evolvono, però in qualche modo sono anche eterne, per cui se oggi giochiamo a Backgammon, giochiamo un gioco che i marinai fenici hanno portato a Roma, che l'imperatore Claudio aveva messo nella sua carrozza quando girava per le province dell'impero e su cui ha scritto un trattato purtroppo perduto. I moderni giochi di battaglia sono figli degli scacchi, che a loro volta sono figli del chaturanga. Molte di queste storie, fra l'altro, le ripercorriamo alle 4:30 presentando il libro Storia di giochi, che ho scritto per Gallucci, è uscito quest'anno, insieme a Luca Giuliano, che è una grande personalità del gioco, che ha rinnovato molto il gioco di ruolo con il suo meraviglioso on stage. Allora, visto che hai parlato del tuo libro, possiamo anche dire dove è possibile acquistarlo, così ci teniamo aggiornati. Sì, è regolarmente distribuito nelle librerie, qui in fiera lo ha il Punto Libri e lo ha anche lo stesso stand Mjolnir Games Roma, dove faremo poi la dimostrazione più tardi. Benissimo. E invece un'altra cosa, siamo qui a Romix, tu sei impegnatissimo all'interno del Romix, ecco, ci puoi dare ci puoi dire due parole sul Romix di quest'anno? Ahimè, io arrivo adesso, lo vedo molto bello, molto colorato, pieno di cose, non sono riuscito ancora a percorrerlo con l'attenzione che vorrei. Mi fa piacere che sia un appuntamento appunto molto bello, animato e pieno di cose, però non sono purtroppo ancora in grado di dirvelo perché ho avuto i miei appuntamenti che mi hanno distratto. Spero di ritagliare il tempo per girarlo, perché sicuramente vale la pena per girarlo a mente libera e con tante cose da scoprire. Sì, hai ragione, perché naturalmente avendo tanti impegni alla fine ti hanno portato in giro, poi sei arrivato qui e poi dovrai continuare ancora altri appuntamenti in altri stand. Allora, io ti ringrazio di essere passato qui, in bocca al lupo per tutto il tuo lavoro. Crepi il lupo, sono io che ringrazio te per avermi ospitato e chi ha passato il tempo ad ascoltarci. Grazie mille, e allora noi intanto mettiamo ancora altra musica. Vi ricordo che potete ancora avere altre interviste fra qualche minuto, chi passerà da queste parti. Intanto salutiamo Andrea Angiolino e ascoltiamo ancora della buona musica.